Tutta Italia, no? Sì. Tutta Italia, ma dopo quest'anno l'abbiamo fatto in modo particolare proprio per dare una carica italiana. Noi siamo stati in una zona penalizzata e questo è l'unico evento a livello mondiale. Come promesso lo scorso 17 dicembre dal palco di Piazza Plebiscito, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è ritornato oggi ad Ariano Irpino. Questa volta Di Maio è stato accolto alla Fiera della Campania per il Sud Motor Expo dall'organizzatore Alberto Scaperrotta e da tutto il gruppo dei parlamentari pentastellati campani e dal neoeletto consigliere regionale Vincenzo Ciampi. Io sono qui prima di tutto per sostenere un evento fieristico, un evento espositivo che nel sud, in un paese, in un comune che è stato zona rossa, in una regione che ha avuto tante difficoltà legate al coronavirus, questo evento, uno degli eventi che su tutto il territorio nazionale si stanno organizzando, è una ripartenza per la promozione del territorio, è una speranza per le nostre imprese sul territorio, è una grande speranza per i cittadini. Io credo che gli eventi espositivi in tutta Italia, lo sforzo che stanno facendo le imprese, gli organizzatori in tutta Italia, nonostante le norme anti-Covid, siano la luce in fondo al tunnel che cominciamo a vedere. Vorrei anche dire che sono molto contento che qui ad Ariano Irpino si vada al ballottaggio, crediamo molto in questo progetto, crediamo nel candidato sindaco, lo sosteniamo pienamente perché è un progetto inclusivo che allarga ad altre forze politiche e a forze civiche e questo è molto importante per il futuro del movimento. Di Maio si è soffermato fra gli stand dove sono esposti anche i prodotti della Denso, la fabbrica di Piano d'Ardine e uno dei bus di Industria Italiana Autobus di Valle Ufita. Pieno sostegno, voglio sapere. Simpatico il siparietto finale con una tappa allo stand dei prodotti tipici, qui per il ministro assaggi di prelibatezze irpine.